come nel vostro caso è la scuola, parliamo di bambini, con l'individuazione invece del soggetto si confronta con gli altri che si distinguono, pensa che potessi distinguere dagli altri per le proprie caratteristiche fisiche e morali, in particolare per la propria storia e il proprio istinto. Io penso che l'aspetto antropologico l'altro parallela per il futuro qui e praticamente tutto il resto lo posso lasciare. Ma prima vorrei introdurre un aspetto legislativo legale del problema, perché era il lascio a la parola. Ringraziamo la collega. Si collocano al cuore delle riflessioni di studio del risultato temporaneo,
Ivan Illich contrappone il regno del genere vernacolare e il regime del sesso economico, intendendo per genere sociale la dualità determinata soprattutto da situazioni locali e temporali, che pone uomini e donne in circostanze e condizioni tali da impedire loro di dire, fare, desiderare o percepire la stessa cosa. E per sesso economico, intende Ivan Illich, la dualità che tende alla fine di solito di un'uguaglianza economica, politica, giuridica e sociale tra uomini e donne. A partire dal tardo Settecento, certe caratteristiche vennero attribuite a tutti gli uomini indipendentemente dal sesso. Il genere è qualcosa di diverso dal sesso ed è assai più ampio. Esprime una moralità sociale che è fondamentale e che non può essere la stessa in due luoghi diversi. Ciò che un uomo non può fare, può fare o deve fare, cambia da un luogo ad un altro. Ma questo sfugge all'antropologo sociale, la cui terminologia è una maschera di ogni senso che copre una realtà a due facce. La simbiosi tra scienze sociali e istituzioni moderne è uno strumento per ridurre il genere al sesso. La nuova sociobiologia del sesso sostituisce la sociobiologia della razza, proposta a suo tempo, nel XIX secolo, da Conte Bobinot. Quando si capisce cosa rivela il sessismo, il razzismo appare più chiaro con un brancolare nella stessa direzione. Come le teorie razziste servirono a rafforzare il colonialismo europeo, così il pensiero sessista contemporaneo favorisce il dominio su scala mondiale delle comunissime sciocchezze di ogni senso. Questo lo scriveva Ivan Illich negli anni 70. Il nuovo sessismo corrisponde alle linee pittoresche che governano la donna come le globalizzate. Le società capitalistiche erano basate sul genere e sulla sussistenza. Quelle capitalistiche sono basate sul regime del sesso o di soggetti neutri, non maschili e femminili, soggetti neutri, sono produttori individuali. Gli studi di genere originano in Nord America dalle spinte rivendicative del pensiero femminista e dalla corrente dello post-strutturalismo, proprio in coincidenza con l'avvio della rivoluzione tecnologica databile a metà degli anni 70 dello scorso secolo. Il presupposto di questa corrente filosofica consiste nel distinguere natura e cultura, prefigurando un mondo dove ciascuno, seguendo la logica del desiderio, può costruirsi un'identità propria. Politica dell'emancipazione, rivendicazione delle minoranze, sviluppo capitalistico, sono elementi che si legano creando una teoria multidisciplinare che può adattarsi a diversi campi del sapere, in grado di trasformare la coscienza in civiltà tecnologica. Sono questi gli anni della stagione dei diritti civili, in cui nei paesi occidentali, e segnatamente nel nostro paese, l'Italia, vengono approvate leggi che riformano il diritto di famiglia, sanciscono il divorzio e legalizzano l'aborto. Queste leggi, su cui è significato ancora interrogarsi, prefigurano in effetti un nuovo tipo di società, di cui bisogna essere all'altezza. Legge e mentalità sociale, infatti, si influenzano reciprocamente. Le leggi influiscono sulla mentalità e la mentalità influisce sulle leggi. Venne in commento a questo proposito un rischio di banalizzazione da parte della società del significato originale di conquiste che originavano dalla volontà di dare a ciascuno la possibilità di rendersi libero rispetto a situazioni in cui la costrizione e la sopraffazione ne degradavano la nostra vita. La rivoluzione sessuale degli anni 70, che giustamente rivendicava alle donne il diritto di sottrarsi agli stereotipi maschili, ha però prodotto anche una estremizzazione che giunge oggi fino a separare la donna dalla maternità. Occorre promuovere la lettura simbolica della sessualità per non perdere di vista il significato antropologico. Inoltre, se si disconosce
Se si esclude la fecondità come espressione dei profili maschile e femminile, si finisce per delegare la tecnica alla generazione dei figli, che diventa cioè una produzione alla stregua di qualunque altra merce. L'attuale teoria del genere non rappresenta affatto una costruzione di quelle donne che ho appena ricordato, e disconosce l'elemento antropologico profondo insito nella differenza sessuale. Vi è un confine che è dato dal riconoscimento del significato simbolico della sessualità, che viene messo in discussione dalla teoria del genere. La legislazione in materia chiarisce sin da suoi inizi il legame che ho evidenziato tra politica dell'emancipazione, rivendicazione delle minoranze e sviluppo capitalistico. La formazione del diritto cosmopolitico, che situa in organismi sovranazionali, basti ricordare per ciò che concerne il nostro tema la conferenza di Pechino del 1995, nella quale l'uso della parola gender da parte delle associazioni per i diritti delle donne e delle persone LGBT era stato aspramente contestato dal pubblico famiglia, stabilisce di attenzione al quale le legislazioni nazionali dovranno da conformarsi. Negli Stati Uniti d'America, in particolare nel Nord Europa, dove questa tematica, qui faccio un brevissimo inciso, è veramente, diciamo, sì, perché diciamo nel nostro paese, come ha ricordato l'assessore un tempo fa, grazie al comune del Cagliari, la crisi sta fuori da questo tema, è stato molto sottovalutato, in realtà, rispetto a quello che in realtà sta facendo le scuole, con la legge della scuola, anche se non dimentichiamo che proprio questo schema che è stato disegnato dal ministro cosmopolita del diritto internazionale che si insegna nei singoli stati, quindi hanno perso la sovranità, hanno perso il potere, come avviene assai esattamente da Bianchi. Ecco, questo tema è particolarmente esigente negli Stati Uniti e anche in Nord Europa. Ecco, in questi paesi dunque, il cosiddetto politicamente corretto agisce come guardiano dell'applicazione delle normative antidiscriminatorie, sancendo una giustificazione dell'etica che a me pare inaccettabile, perché il piano normativo e il piano etico devono rimanere distinti. Di fronte al fenomeno della scomposizione degli stati e alla frammentazione sociale, c'è un'istituzione che costituisce il nucleo di ogni ordinamento sociale ed è la famiglia. La salute della quale è il vero criterio su misurare il progresso sociale, e infatti oggi se stessimo a questo indicatore avremmo osservato che la famiglia come istituzione è completamente cambiata innanzitutto negli ultimi decenni, non abbiamo più un modello di società patriarcale, una società opposta da padre, madre e figli, ma una famiglia molto spesso sempre più monostruiale e quant'altro. Quindi bisogna interrogarsi su quale tipo di famiglia abbiamo oggi. Ma soprattutto la famiglia, io la vedo quale luogo di compensazione delle dinamiche sociali soltanto a quello dell'economia. Se la famiglia si spalda, se la famiglia viene dal luogo di compensazione delle disfunzioni sociali, soltanto a quello dell'economico, che è una famiglia mononucleare, in cui c'è padre e figlio, padre e figlia, e basta. È chiaro che si perde quel reddito di compensazione delle dinamiche sociali sottratto al reddito dell'economico, e quindi non esistendo più la famiglia, ciò che rimane è il dominio del volume e quindi il dominio del più forte. Salvo il riferimento alla normativa costituzionale che mi ero preparato, citando solamente tre articoli. L'articolo 2 della Costituzione, che stiamo parlando dei principi fondamentali, dice che la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia nel singolo sia nelle formazioni sociali come si svolge la sua personalità. Questo articolo, guardate bene, è di una straordinaria importanza anche oggi, ma non solo attualità, perché riconosce proprio il momento in cui gli Stati si stanno sfaldando, stanno perdendo la loro sovranità. Stabilisce un criterio che, secondo
fondamentale importanza ricordare di fronte allo sfondamento della società, e cioè la primaria, la primarietà dell'uomo rispetto allo Stato, cioè l'uomo, l'essere umano, viene prima dello Stato. E quindi venendo prima dello Stato ha dei diritti che non gli possono essere tolti da nessuno. E questo oggi è fortemente in discussione. Il filosofo Michel Serre non è stato di grande sconvolgimento della nostra età, nella fine della era neolitica. Tutto ciò che è passato dal nomadismo alla sedentarietà ha portato, come condividere un territorio, dunque trovare regole di convivenza, dando vita alla polis e al diritto, come alla filosofia e all'arte, fino all'antropo, alla società democratica e tecnologica, si sta dissolvendo. Stiamo oramai entrando, Michel Serre lo chiama il sesto continente, aggiungendo un nuovo continente virtuale ai cinque continenti conosciuti della Terra. Appunto, il nuovo mondo della realtà virtuale, con i suoi abitanti da tipi digitali, la generazione 2.0. Dunque, rivoluzione totale per dire la quale manca la parola. E se tale nome significa collocare l'umanità in cambiamento nel contesto abituale, questo oggi appare, se non proprio impossibile, certo molto problematico. Il nuovo mondo al momento c'è ancora sconosciuto, perché l'inizio di quella nuova era e scienziati e filosofi paragonano per l'attività di funzionaggio al momento storico in cui l'uomo ha scoperto il fuoco e inventato la vita. Quindi io non propongo una catastrofistica della società, però voglio sapere beneficiare delle nuove conquiste dell'uomo, e affinché tali conquiste non si diventino a vantaggio del più forte e del minor numero, ma siano equamente distribuite fra gli abitanti del pianeta, si deve realizzare un ideale di giustizia sociale planetaria. Di fronte alla scomparsa dei riferimenti della società del Novecento, la politica deve saper affrontare problemi posti dalle nuove disuguaglianze nella società del XXI secolo, profondamente trasformata da processi di tutto di nuove tecnologie e globalizzazione, e dalle dinamiche che governano di lingua distribuzione di potere e giustizia. La tale dicotomia tra una democrazia arrogante e un populismo concludente, come appare evidente nel dibattito elettorale in corso negli Stati Uniti d'America, dove si voterà tra pochi giorni, a me pare insoddisfacente. Una via d'uscita, concludo con questo ufficio, una via d'uscita a questo stato di cose mi sembra la proposta di una contrazione dell'economia, il recupero di forme di vita centrate sul lavoro e sulla gratuità e quindi sull'uso dei beni comuni, nonché per essere realisti il sostegno al capitalismo familiare di cui l'Italia ha rappresentato per lungo tempo un modello. Grazie.
buonasera. Sorgere eventuali disagi legati
Rispetto a
alla sessualità. Mancanza di interesse sessuale e incapacità di raggiungere l'orgasmo sono le eiaculazioni precoce e disfunzione erettile, sono le disfunzioni che sono state più riconosciute a livello europeo. Attualmente la maternità non è più il nucleo centrale in discorso della sessualità femminile, da questo dato cioè, non stiamo ben chiaro da quanto si usano eccezionali, chiaramente la donna si può permettere la possibilità di vivere una sessualità scissa dal dover diventare necessariamente madre, con un momento di transizione. Molti modelli di femminilità, pregiudizio radicato del desiderio sessuale sia veramente maschile, stiamo facendo un confronto tra il maschio e la femmina. Modello femminile di donna dolce e emissiva una problematica orgasmica, modelli che sono stati superati, stimolazione di idea sul programma il piacere di serie B, anche questo è stato superato. Primato dell'elezione come testimonianza attiva della vita. Questi concetti in base al confronto maschio-femmina, ma in relazione a stereotipi sociali che erano quasi obbligatori per schemi diciamo, sociali che hanno impedito l'evoluzione diciamo, della sessualità femminile. Quali sono i distinti sessuali, ossia i messaggi culturali che agiscono come linea guida nell'espressione del ruolo sessuale maschile e femminile? Rappresentano quindi degli schemi cognitivi utili alle persone per decidere cosa fare, cosa aspettarsi dal partner, come sentirsi e come capire il comportamento nelle interazioni sessuali. Gunning e Simon, praticamente la differenza che c'è tra il maschio e la femmina, sia a livello fisico-anatomico che anche a livello comportamentale. La sessualità è un processo complesso, organicamente coordinato dal sistema endocrino, vascolare, neurologico, ma profondamente influenzato. Influenzato dalla famiglia, dalle esperienze personali, dalle relazioni interpersonali, dalle credenze religiose, dalla società, dallo stato di salute e dall'età. Tutto questo perché è importante? È importante quando ci troviamo davanti ad una situazione di casi di soggetti che non corrispondono agli schemi tradizionali e che si sentono non accettati, non apprezzati per quello che loro sono. Le più grandi, faccio una piccola parentesi, le due più grandi paure che bloccano l'essere umano sono la paura di non essere amati e la paura di non essere apprezzati. Per queste due grandissime paure che sono fondamentali per la sopravvivenza, l'individuo annulla il proprio io, diventa dipendente e non esprime il suo vero essere, quello che gli omosessuali, le lesbiche o comunque tutte le persone che hanno una sessualità diversa da quella che la società approva hanno un vissuto di emarginazione, di disagio, che non è una patologia mentale, perché per fortuna l'OMS cancellò l'omosessualità come patologia negli anni 70, oggi è una scelta diversa dell'oggetto sessuale, ma ancora, ahimè, nonostante tanto se ne parla, c'è un grande rifiuto rispetto a questa scelta di essere come si vuole essere. Andiamo avanti. Il corpo sessuato, se le ragioni della specie restano sullo sfondo, quindi spostiamoci un pochino dalle pulsioni, l'identità di genere oggi è in primo piano. Quindi il corpo è diventato un prodotto culturale,
che segue le varie mode, che segue esattamente quello che gli schemi sociali danno come messaggio. Oggi il corpo maschile e femminile, per essere sessualmente appetibile, si rifà a vecchi nuovi modelli, sempre costruiti dalla cultura. Maschio e femmina, due culture a confronto, diversa attribuzione storica del significato di corpo, dell'amore e del sesso, anche rispetto al pensiero, alle tendenze femminili che maschili. La donna ha maggior competenza emotiva e il maschio dà più attenzione alla sua performance come divisione di pensiero rispetto al corpo e alla sessualità. È da vedere, tutto quello che sto dicendo adesso è tutto da vedere. Scusate, potete per favore evitare di intromettere con il relatore di base? Dopo ne parliamo. Cioè, già trovo, ho già scoperto che stanno esprimendo, ci vuole un po' di attenzione nel concentrarsi. Amore e sessualità, i cambiamenti culturali hanno portato alla legittimazione del piacere femminile e per alcune donne il sesso, anche senza amore, e oggi un'esperienza positiva. Posso portare una testimonianza mia clinica, che sono 25 anni che faccio la psicoterapeuta. Mentre prima le donne venivano e si lamentavano che non avevano difficoltà ad incontrare uomini per una storia importante, parlo degli over 40, over 50, dopo la fine di una storia magari matrimoniale, eccetera, e quindi avevano difficoltà a vivere una storia dove c'era la possibilità di una relazione oltre che di incontri solo prettamente sessuali. Invece adesso arrivano i maschi che mi dicono che sono molto alcuni disperati, che non trovano donne che sono disponibili per una storia seria, perché adesso vogliono la libertà, vogliono solo relazioni sessuali. E quindi si sta un po' invertendo la visione di come si vive il corpo, l'amore e la sessualità. Per gli uomini la scissione amore e sessualità ha una lunga tradizione e attualmente il successo della pornografia, non attualmente da sempre, e della prostituzione ne testimoniano la persistenza, perché per l'uomo la sessualità, essendo idraulica, ha un bisogno di maggiore sfogo più fisico che di relazione di sentimento. Non sempre, diciamo, come... Il modello biopsicosociale della risposta sessuale è un modello olistico, riguarda la biologia, la psicologia, la sociocultura, e è un modello interpersonale. Tutti questi aspetti nella risposta sessuale sono, diciamo, inclusi. L'identità sessuale si riferisce alla femminilità o alla mascolinità di una persona, comprendendo questi cinque fattori biologici: i cromosomi sessuali, la presenza di generi maschili o femminili, la componente ormonale, le strutture riproduttive accessorie interne e gli organi sessuali interni, per quanto riguarda l'identità sessuale. I componenti dell'identità sessuale l'abbiamo già detto, vai avanti. Poi riflettiamo su questa testimonianza di Alfred Kinsey, il quale è stato il primo studioso che ha fatto la più grande ricerca psicologica in America con migliaia e migliaia di casi. Il mondo non è diviso in pecore e capre, non tutte le cose sono bianche o nere. È fondamentale nella tassonomia che la natura raramente ha a che fare con categorie discrete. Soltanto la mente umana inventa categorie che cerca di forzare fatti in gabbie distinte. Il mondo diventa un continuum in ogni suo aspetto. Prima apprenderemo questo a proposito del comportamento sessuale umano e prima arriveremo ad una profonda comprensione della realtà del sesso. E vediamo che cosa vuol dire tutto ciò.
anche elevati, prevalentemente omosessuali ma con una forte componente eterosessuale, prevalentemente omosessuali ma in alcune circostanze con tendenze eterosessuali e un certo numero di esclusivamente omosessuali. Tutto ciò è realtà, tutto ciò va accolto e accettato e rispettato perché fa parte della natura umana. Sesso e genere. Il sesso si riferisce alle caratteristiche, abbiamo detto, il genere costrutto culturale, quindi abbiamo questa, diciamo, questo confronto tra il sesso più corpo e biologia, il genere più quello che la società ci trasmette. Avanti. L'identità di genere, questo senso di se stesso, unitario e persistente nel tempo come maschio o femmina, comincia con la conoscenza e la percezione conscia ed inconscia di appartenere ad un sesso piuttosto che ad un altro. Il ruolo di genere è rappresentato dal comportamento manifesto ed è l'espressione esteriore dell'identità di genere. E qualsiasi cosa esprima questo senso di noi stessi, quale maschio o femmine, implica, cioè tutto ciò che facciamo o diciamo, indica a noi stessi e agli altri che siamo un maschio o una femmina. Negli ultimi anni questo aspetto è un po' cambiato perché mentre le nostre mamme, le nostre nonne avevano dei ruoli di genere molto definiti e chiari, negli ultimi anni, per fortuna, sia il maschio che la femmina agiscono comportamenti come, per esempio, all'interno della casa, le pulizie, aiutare ad accudire i figli e la crescita dei figli, l'educazione, e diciamo sono ruoli ormai interscambiabili, proprio perché la società è cambiata. Acronimo utilizzato come termine collettivo, sì, per riferirsi a persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender. L'omofobia, avevo tre slide dell'omofobia. Se posso completarlo? Sì. L'omofobia è un termine coniato nel 72, indica un insieme di atteggiamenti e convinzioni che sono discriminatori e pregiudizievoli nei confronti dell'omosessualità. Un'altra definizione di omofobia, paura, persone, razzismo verso persone omosessuali o anche paura di essere considerati o di diventare omosessuali. L'omofobia interiorizzata sono gli omosessuali stessi, subendo l'immagine negativa e stereotipata della società oltre di loro, arrivano ad avere pregiudizi molto forti su se stessi e su ciò che possono e non possono fare della propria vita. Concludo dicendo che l'importanza fondamentale è far sì che si raggiunga con una crescita, un'apertura mentale, l'accettazione di tutto ciò che esiste nel sociale, perché se questo non accade, i disagi di persone che sono, si sentono diverse perché non fanno parte della maggioranza statistica, diventano il problema della società, ma non perché loro hanno un problema, ma perché loro sono diversi dalla maggioranza. Un compito nell'ambito pedagogico, scolastico e di chi è educatore o genitore è quello di far sì che queste persone vengano amate e accettate per come sono, senza vittimizzare o criticare, creando poi di conseguenza delle patologie sociali, che nell'accettazione questo non accadrebbe. Thank you.
Quando la mia relazione è sull'indottrinamento, allora noi
e di che cosa propongono questi signori di Mettenbach o anche di Mettenbach, se voi le vedete, c'è anche il cartaceo, sì, questo è importante, perciò a lì è stato la relazione, ma è importante dare certe informazioni, perché se dobbiamo fare scienza, facciamo scienza, se dobbiamo fare demagogia, allora io lascio e me ne vado, perché io non voglio fare il demagogo, ma pensi faccio uno psicologo, scritto a lui, perciò rispondo a canoni di ontologia ben precisi, chiaro? Benissimo, allora continuiamo, andiamo qua dove fai. Ascoltate bene, no all'imposizione dell'ideologia gender, perché se noi usiamo il termine omofobia per poter discutere serenamente di fatti concreti, allora non siamo più né in democrazia, non esiste più il pluralismo e non c'è nemmeno il confronto scientifico. Un conto che noi analizziamo in base alle realtà, andiamo avanti, questo è stato in base alle realtà esistenti, i fatti e sono i vari convegni che abbiamo fatto qui nell'area romana, andiamo avanti, dove ho trattato diverse volte il tema.
Dovete avere pazienza. Va bene, allora ripeto, tutte le affermazioni che farò stasera, andiamo avanti, ho parlato anche al Festival dell'Oriente, andiamo avanti, ho parlato poi di questo il nostro momento di oggi, andiamo avanti perché questo è la relazione. Ok, andiamo sempre avanti. Allora vi spiego velocemente, visto la tarda ora, poi c'è anche Giovanna Sorbelli che deve relazionare, come si sviluppa la personalità e cosa stanno facendo da oggi in poi nelle scuole, perché la legge buona scuola, la buona 16, come aveva già detto prima Giovanna Canzano, ha introdotto l'ideologia genere secondo gli standard dell'UNAR. Questo è il documento, come è la parte di questo. Perciò non stiamo facendo fantascienza, stiamo parlando di cose molto concrete. Allora, fino a prova contraria, quello che ora vi mostrerò, grazie a Dio anche la collega, mi potrà contestare tranquillamente. Andiamo a capire come si sviluppa la personalità fino adesso e vi fa specie che gli ordini dei medici e gli ordini degli psicologi ancora non hanno preso posizione e questo dimostra l'opportunismo politico, perché ovviamente prendere posizione quando c'è un pensiero politico che viene manifestato in qualsiasi ambito della nostra società mi fa preoccupare veramente. Non c'è nessuna contraddizione, se c'è in posizione del pensiero politico ovviamente tutte le varie organizzazioni sociali, culturali si allineano per la paura del potere. Tra l'altro posso anche garantirvi, e questo ve lo posso dimostrare con centinaia di articoli scritti, che le multinazionali, e anche a fare tipo la JP Morgan, che è molto conosciuta perché è quella che ha scritto la riforma costituzionale attuale, allora i finanziamenti che vengono dati alle associazioni LGBT, pensate, ho un documento, questo ve lo voglio far vedere perché è molto carino, no, fermi, a prescindere Obama, ma proprio la verità la dobbiamo noi conoscere. Allora, dal sito Cinema Gay, perciò è un sito che certamente appartiene al mondo dell'LGBT, c'è un articolo molto bello, la lobby LGBT esiste, George Soros finanzia Arci che gli ha dato 200.000 euro per fare ovviamente la propaganda. È un articolo che ho sottolineato, non lo leggo nemmeno, però è andato a scaricare da Cinema Gay. Più di parte così. Ok, allora noi sappiamo che questi signori usufruiscono di ingenti finanziamenti. Se volete c'è un elenco di 382 società internazionali, banche internazionali della Huffington Post, che conoscete bene perché già abbiamo pubblicato la sezione, che ha pubblicato tutti questi che fanno pressione sul Parlamento americano, Obama, i Clinton, tutto questo gente qui, ovviamente ricevono finanziamenti. Certo tipo di legge e sicuramente sono antidemocratiche, perché una prima cosa che noi ci dobbiamo chiedere, come è possibile che il 2% della popolazione in America si paga 1,0%, dati ufficiali, sono ufficiale, con il man out si può supporre addirittura il 2%, ma il dato ufficiale del 2% è omosessuale dichiarato, riesce ad avere questo potere assoluto sui parlamenti mondiali, perché tutte le istituzioni internazionali ovviamente sono assoggettate a questi personaggi che dietro le quinte finanziano con miliardi e miliardi di dollari. Adesso vediamo che cosa succede, che cosa è l'infanzia, a parte l'abbiamo già sentito dire alle nostre colleghe, non entro nella fisiologia perché non è necessario, perché abbiamo avuto la prima relazione dove ci ha spiegato bene la biologia del maschio e della femmina, in parte anche le componenti psicologiche e sociali derivanti proprio dall'identità di genere, del sesso maschile e del sesso femminile. Però adesso vediamo cosa c'è nell'infanzia, un processo di apprendimento, la scoperta del sé e degli altri, la scoperta di regole familiari, scolastiche e sociali. Questo è genetico perché sappiamo che la persona si forma nel suo ambiente. C'è lo sviluppo affettivo secondo la teoria psicoanalitica che viene insegnata.
ha impiegato le idee della psicanalisi in qualsiasi ambito culturale. Perciò Freud tutto è un riferimento per milioni di persone in Italia, non solo per la questione psicoterapeutica, ma anche per l'approccio dell'interpretare la propria realtà. C'è la fase narcisistica, la fase docentica, perché è un anno, la fase docente è il suo ambito, lo sviluppo della persona, la fase prefallica, il complesso del gruppo, la latenza. A noi ci può interessare maggiormente il complesso del gruppo, dove il bambino si identifica con il genitore dello stesso sesso. Abbiamo già sentito che a 2 anni il bambino riesce a riconoscersi maschio e a riconoscersi femmina e a dire se domani sarò un papà oppure domani sarò una mamma. La ricerca è stata citata dalla collega, no? Fino a prova contrario, il momento più cruciale in cui il bambino assimila attraverso l'interiorizzazione i comportamenti del genitore dello stesso sesso viene tra i 5-7 anni, ovviamente molto fluido l'età, perché giustamente ci sono bambini che sono precoci, a 4 anni si identificano, altri a 8 anni, ma diciamo tra i 5-7 anni. Allora questo complesso identico significa che il bambino dice alla mamma, mamma quando sarò grande mi sposerò, probabilmente questo termine lo conoscete, per le femminucce, papà quando sarò grande mi sposo, e nel mettersi in competizione con il genitore dello stesso sesso, automaticamente uno impara i comportamenti sociali di quel genitore. Tuttora questa scienza. Poi c'è una fase molto interessante chiamata quella della latenza, che lì avviene l'indottrinamento, dopo vi faccio vedere le schede dell'OMS. Vi faccio vedere le schede, quelle che dico sono documenti, se no vi faccio vedere il cartaceo. Allora vediamo poi che cos'è lo sviluppo intellettivo, e anche questo è molto importante perché dobbiamo sapere dove e quando ha avvenuto oggi poi la manipolazione, non solo lo sviluppo affettivo ma anche quello intellettivo è importante, perché giustamente noi abbiamo vari componenti che ci portano a inserire poi la nostra personalità e a permetterci di agire nel mondo. Forse la fase senso motorio, qui siamo nel mondo di piacere, il massimo pedagogista, psicopedagogista dell'ultimo secolo, i neopiagetiani sono tornati in auge, vedo che qualcuno dice di più, non c'è qualche altra persona che conosce questi argomenti, i neopiagetiani sono tornati nuovamente in auge dopo la devastazione pedagogica di un certo prodotto sport negli anni 60 americani. Possiamo tranquillamente dire che tutti i mali vengono dagli Stati Uniti. Anche il fatto che noi abbiamo il Melting Pot, è stato già trattato dal collega Cristo, gli effetti del Melting Pot con le minoranze cercano di imporre una loro visione che non ha niente da vedere con gli interessi collettivi, cioè invece di creare un'idea di nazione, un'idea di appartenenza, si crea una segregazione permanente per aumentare il conflitto di classe. Chi di voi è stato in America, io ci sono stato all'Università di La Jolla nel 1986, e lì ho visto che cos'è il razzismo, sono stato anche a Washington DC e non ho potuto vedere il razzismo in Italia, che non esiste, rispetto a quello americano, la discriminazione. Se volete dopo, dopo il numero parlo. Perciò noi italiani, come un processo di integrazione di altre popolazioni, o come è stato già detto, la femminella napoletana è sempre stata integrata nella società e nessuno ha mai fatto scandalo accettare l'omosessualità, la bisessualità e quant'altro, non appartiene alla cultura italiana. Questa frammentazione ideologica viene dalla oltre l'oceano e viene dall'America. Allora il bambino ha un periodo chiamato senso motorio, dove effettivamente l'apprendimento avviene attraverso accomodamento o attraverso adattamento. L'accomodamento significa che il progetto è il dominio degli schemi mentali precedenti, mentre l'adattamento utilizza un nuovo genere di apprendimento per ampliare le proprie visioni. E di conseguenza, da 1 a 5 anni, a 1 anno e mezzo, l'elaborazione di tipo cognitiva è molto relativa, perché si basa soprattutto sulla ripetizione automatica di schemi. Nella fase preoperatoria, dato da un termine operatore, il bambino addirittura non riesce ancora a segnare se vuoi
perciò gli schemi comportamentali non sono comode da questione di laurea di tempo, perché ampliando la propria visione del mondo il bambino trova una nuova relazione. Tra i 7 e i 12 anni, che è il periodo di Lorenzo, arriva al laboratorio concreto, non per niente imparano matematica e quant'altro. Prima dei 7 anni le leggi, le norme sono cose astratte per i bambini. Questo lo dice il piacere, non lo dice il piacere. Giusto? Tu conosci il piacere. Ok, allora che cosa significa? Le regole vengono fissate a livello culturale, le leggi vengono fissate su base etica, anche questo è stato già discusso dai precedenti relatori, perciò non sono argomento, possiamo avanzare. C'è la fase sicuramente più interessante, che è quella dell'adolescenza, dove effettivamente l'individuo si deve distinguere rispetto al proprio gruppo famiglia, cioè ai genitori, e di conseguenza c'è il famoso conflitto generazionale, si identifica più con il gruppo sociale che appartenenza degli altri adolescenti e di conseguenza crea una propria ideologia di appartenenza del gruppo. Noi troviamo qui la presa di coscienza, il tentativo di realizzare la propria personalità, troviamo a livello affettivo la fase fallica, cioè la maturità sessuale, anche questo non è necessario discutere, abbiamo già sentito prima gli altri relatori, e troviamo qui a livello di sviluppo intellettivo la parte operatoria formale, perciò sì, sono veloce, perciò il bambino riesce finalmente ad avere un pensiero astratto, logico, astratto, e avanzare delle ipotesi e costruire un mondo, se volete, anche illusorio, ma logico in sé. E di conseguenza ha un'altra progettualità, un'altra relazione col mondo, perché inizia a prevedere le conseguenze delle proprie azioni. In questa fase, cioè dai 12 anni in poi, possiamo dire che la persona diventa capace di essere proattiva nel proprio ambiente. È chiaro che il conflitto di generazione, è naturale la voglia di indipendenza, perché giustamente si deve manifestare la persona, ma c'è anche l'incapacità di poter vivere in modo autonomo e di conseguenza c'è il desiderio di connessione. Questa ambiguità è la base appunto del conflitto generazionale. Andiamo avanti. Arriviamo all'adulto. Che cos'è l'adulto? L'adulto deve ovviamente conoscere se stesso, deve conoscere le proprie capacità, deve sapere come può ottenere successo nella vita, conquistarsi in spazi esistenziali. E di conseguenza troviamo ovviamente la chiarezza delle scelte, la posizione del ruolo sociale, la personalità stabile, con l'imposizione delle ideologie genere, non avremo nessun adulto che avrà chiarezza delle scelte, posizione del ruolo sociale e personalità stabile, perché quando si parla di fluidità, figa, cos'è questa fluidità? Oggi sono maschio, domani sono femmina, dopodomani sono trans, dopodomani non so, ci sono 54 definizioni. Qualcuno ha citato il convegno internazionale di Pechino del 1995, che è stato un pilastro per l'imposizione dell'ideologia di genere a livello mondiale, però adesso non voglio parlare di riferimenti storici, quindi hanno dato un po' tempo. Allora, l'adulto ragiona in maniera astratta, pensa a situazioni coerenti di modo logico, organizza regole, cioè operazioni di strutture complesse di ordine superiore. Questa è la questione dell'adulto. E questo genera il dominio sul mondo. Questa parte qui è stata già trattata dalle relatrici precedenti, l'individuo e la società. La società offre interessi multipli, tipo culturali, politici, educativi, ideologici e produttivi. Io sono un libero professionista e sono diverso dal mio collega che lavora per un ente pubblico, oppure che lavora per una clinica privata, oppure un impiegato di Stato ha un'altra mentalità rispetto a un autonomo, eppure l'artigiano, nonostante stesso livello di cultura, che ragionano in categorie diverse rispetto a quello. Vediamo che l'individuo ovviamente si deve orientare, questo sarò veloce, scelte e adesioni a gruppi, attenzione, processo di identificazione, scelte e adesioni a gruppi, è molto importante. Io mi riconosco perché nell'altro
proposizione di modelli, e questa è una cosa molto importante, come vengono proposti i modelli, come vengono cambiati i costumi, come si manipola la coscienza collettiva, come si riesce a, vi faccio uno schema preciso, questo lo spiego adesso, vai, vai avanti, grazie. Ok, allora qui abbiamo gli stereotipi di modelli di individuo, ci sono le mode, le tendenze, le regole di gruppo, un mafioso deve essere iniziato dalla mafia, deve ammazzare Giovanna Canzano, se non ammazza Giovanna Canzano non diventa mafioso, ovviamente per noi che siamo comuni mortali ammazzare Giovanna Canzano è un disastro perché non mi dà più spazio per dire le cose. Allora io difendo Giovanna ma non faccio neanche Giovanna Canzano. Ok, allora ogni gruppo, anche nella società italiana, ha delle regole, ha delle leggi che vanno per quel tipo di gruppo. Ma cosa succede qui degli individui? Attenzione, questo è il processo di apprendimento, questo è fondamentale. Imitazione, assimilazione, accettazione. Allora se io volessi fare gay friendly, l'Italia è uno dei paesi gay friendly, è il 74%, queste sono statistiche, non fatevi ingannare dall'omofobia che viene propagandata perché ci sono centinaia di ricerche internazionali che definiscono la società italiana gay friendly, termini che scrivono così. Allora, imitazione che significa? Io mi vesto di rosa, voglio appartenere a un gruppo sociale che non è il mio, voglio frequentare l'Angelo Blu a Roma. Allora o vado in palestra perché mi metto su un botto di pelle lo stereotipo, ognuno ha le sue mode, ognuno ha i suoi culi. Allora voglio frequentare l'Angelo Blu che è un locale noto a Roma di omosessuali e di conseguenza o mi vesto di rosa oppure vado in palestra la panza attaccata a Roma con la panza sorgente, ma pensi quella ben formata, un certo tipo di abbigliamento e mi riconoscono come quelli che vogliono diventare pazzi, che vogliono mettere un certo tipo di abbigliamento, certi stivali da incursori, un certo tipo di pettinatura e quant'altro, e magari tanti piercing. Allora, se io voglio cambiare ceto sociale o appartenenza a un gruppo nell'ambito del mio ceto sociale, io inizio attraverso la imitazione più evidente è l'abbigliamento. Poi, ovviamente, la macchina, va piedi oppure si fa il portoghese sui mezzi pubblici. L'assimilazione, quando io mi sono mimetizzato come quel gruppo al quale voglio appartenere, io assimilo le loro idee. Quali sono gli argomenti principali che vengono accettati? Perché se io parlo diversamente dal branco, cosa succede? L'esclusione, chiaro concetto. Allora, una volta che io mi sono travestito da punk o da non so che cosa, io dovevo iniziare a parlare come i punk, io mi devo comportare come i punk, io devo fare quel tipo di ragionamento come i punk. Chiaro concetto? Questo si chiama assimilizzazione o interiorizzazione dei modelli culturali. Poi arriva l'accettazione. Mi vedete vestito come una persona comune, tutto il brunotto, non sono la pecora mia, non è la pecora mia, io sono la pecora della famiglia, perciò quasi quasi sono come questi, quasi nero. Ok, allora questa accettazione consente di comportarmi esattamente nello stereotipo che abbiamo visto qui e nei modelli di quel gruppo di appartenenza. Se io riesco a fare questo e sono perfettamente integrato nel mio gruppo sociale, posso venire più avanti. Vabbè, questo saltiamo un po' questo perché il mondo dei valori, ovviamente. 5 minuti andiamo avanti, il mondo dei valori te lo spiego in un altro momento, meno di 5, 3 minuti. Esperienza, come si forma l'esperienza positiva, qual è il rinforzo che spinge la persona ad andare avanti? Quando io sono integrato nel gruppo fan, sono uguale agli altri, mi sento protetto, mi sento forte, inizio a diventare un vero fan, magari faccio anche le cose positive. Rinforzo dell'esperienza positiva, tutti mi applaudono, io continuo a fare il fan per poco, va bene? Allora che cosa significa? La crescita dell'io, quando c'è un rinforzo positivo, l'io mi alza, diceva il mio ideale, oltretutto esiste anche il mio sociale, perché abbiamo detto che gli altri ci fanno l'aspetto. Allora se io sono
equilibrio psicologico, va bene? Indipendentemente se noi possiamo intendere il mafioso deviante, il pane deviante rispetto alla norma, no? Della curva di Gauss, non ne parliamo, perché la collega mi ha accennato, perciò tanti discorsi scientifici non c'è il tempo, siamo massimi. Perciò sappiate che però questi sono dei meccanismi. Allora, arriviamo all'uniformazione delle idee, è questo che interessa qui, per quale motivo io parlo di indottrinamento e di imposizione di ideologia e genere. Tutto ciò che è normale viene inteso come comune e di conseguenza è buono. Allora, se io voglio fare un punk, mi devo vestire come un punk, che adesso non mi potrei immaginare l'abbigliamento punk, nemmeno l'abbigliatura, manco il piercing o il tatuaggio, ok? Poi il gruppo mi rende comune agli altri e di conseguenza i valori del gruppo sono buoni. Più è frequente un certo atteggiamento, più è desiderabile all'interno del gruppo, cioè è autoreferenziale ed è circolare. Oh, no, torna indietro, sono quelle cose. Per favore, fatemi spiegare bene qui, però. No, rimane la rinuncia. No, non rinunciare. Tre minuti. Allora, come si costruisce una falsa coscienza? Io vi ho spiegato ad esempio lui che voglio diventare padre. Però se qui ci mettiamo un'informazione delle idee, pensiero unico o ideologia genere, quando viene imposta diventa normale, non c'è più una trasmissione che non ci sono uomini sessuali che si battono pubblicamente, non c'è più una rivista di donne che non c'è pubblicità di tipo omosessuale, non c'è più lettera del cuore scritta al redattore dove non vengono definiti certi tipi di rapporti. Ognuno in camera da letto faccia come gli pare, non mi interessa, però un conto che tutto quello che è privato viene reso pubblico. Andiamo avanti. Saltiamo. Ok, ecco qua, questo è il documento standard per l'educazione sessuale in Europa, perciò non stiamo parlando di fantascienza, stiamo parlando di documenti ufficiali adottati dall'UNARPA e di conseguenza nella legge di buona scuola, la 107 del 2015, al comma 16, Renzi fa riferimento all'UNARPA e alla legge che hanno istituito il famoso programma che viene avanti. Adesso questa è la fascia da 0 a 4 anni. Queste sono le indicazioni per l'età e riproduzione. Base della riproduzione umana da dove vengono i bambini, da 0 a 4 anni. Cosa c'è scritto? Modi diversi di entrare a far parte di una famiglia, esempio adozione. Il fatto che alcune persone hanno figli e altri no. Da 0 a 4 anni. Siamo all'asilo nido, una volta si chiamava così, oppure il primo anno di asilo. Ma che ne sa un bambino della gravidanza, che ne sa un bambino anche se magari la mamma è rimasta incinta secondo, terzo, quarto, otto, che ne sa, come lo fai insieme? Andiamo a vedere la sessualità, questi sono alcuni esempi. Io qui ho tutto il documento, se volete posso toccare le mani, sessualità, gioia, ascoltate bene che cosa dice piacere, che cosa dice gioia. Ancora viene insegnata nelle università italiane, prima superficialmente vi ho fatto una parte anche della scienza attuale. Gioia, piacere nel toccare il proprio corpo, masturbazione infantile. A 4 anni. A 0-4 anni. Te lo faccio vedere sul cartaceo. No, ma è un invito da dello studio. Che titolo? Questo è il documento dell'OMS, quale titolo? Andiamo avanti, vi voglio fare vedere altre cose. Siamo sempre nella fascia 0-4 anni, relazioni e stili di vita, diverse modalità di relazione, diverse relazioni di famiglia. Va bene, sessualità e diritti. Il diritto di esplorazione della nudità, il corpo e di essere curioso. A 0-4 anni il diritto di essere il corpo, proprio di avere la nudità e di esplorare il proprio corpo. Io voglio vedere l'insegnante come insegna il piacere della masturbazione. Come insegna il piacere del proprio corpo, questo è la OMS, non sono io, 0-4 anni, sono sempre gli schemi che trovate qui. Andiamo avanti.
bambini si sono toccati i genitali, l'altro a te. Non è che la maestra mi deve insegnare a guardare se si sono con la faccia lì. Cioè, l'abbiamo fatto tutti, addirittura una volta. Ok,
d'altra cosa andiamo avanti. Questo è il mio libro, lo leggete, così magari avete tutte le informazioni anche della legislativa, andiamo avanti. Pace e gioia! E viva la qualità! Yeah.
quando il femminismo cominciava ad emergere come un enorme movimento di massa dove le donne cominciavano a far sentire la loro voce. E siccome voi lo sapete, i politici hanno, la politica ha le antenne dritte quando c'è una nuova idea, una nuova progettualità, lì le donne dei partiti sono andate e l'hanno colonizzate le femministe. Ma sono le lesbiche che hanno colonizzato il femminismo, mentre invece il femminile non appartiene alle lesbiche, perché le lesbiche ne fruiscono. Sono loro fruitrici del femminile, sono dei maschi. Si identificano nel maschile. Perché io devo trovare alla Casa Internazionale delle Donne una quantità enorme di lesbiche? Io non mi identifico, io sono una etero, orgogliosamente etero, anche se vedo che oggi il conflitto di coppia uomo-donna è talmente dilagante, talmente grave, esasperato, che mi preoccupa e dico in che cosa abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato nel non avere dei modelli di riferimento. Noi abbiamo cavalcato l'omologazione al maschile e ci siamo omologati al maschile attraverso la parità e le pari opportunità. Perché? Perché abbiamo pensato che essere donne, femmine e anche orgogliosamente materne fosse una diminuzione. Allora qual è il mio appello e il senso di questo mio intervento finale, spero anche conclusivo? Che le donne, che sono la metà della popolazione, insorgano. Non è un problema maschile, perché gli uomini nella dominanza del branco sanno che a volte la penetrazione anale mette a tacere il debole e va dominato. Ma noi che cosa c'entriamo in queste cose? Noi non c'entriamo niente. Noi per il momento, per quel che mi risulta, torneremo ad essere quello che eravamo prima, a fare frittate e a far figli per loro. Noi saremo sicuramente vittime di una involuzione, perché non abbiamo costruito niente. Prima siamo state colonizzate, perché il nostro piccolo grido, quando abbiamo alzato la testa e abbiamo pensato che tutto sommato si poteva anche trovare un ruolo esterno oltre alla famiglia, ma perché? Non si può trovare la possibilità di armonizzare il lavoro di cura e il lavoro esterno, magari facendo un full time di 4 ore che ci consente di fare figli. Ma tutto questo significherebbe una rivoluzione nei parametri e nei modelli dell'organizzazione del lavoro, che dovrebbe anche essere a misura di madre e di donna. Ma l'organizzazione del lavoro è gestita da voi, la contrattualistica, i sindacati, le piattaforme sindacali sono a misura di uomo. Noi abbiamo 8 ore di lavoro, perché? Perché se dobbiamo anche fare i figli? Ma perché è un lusso fare un figlio o è un ruolo sociale? Allora dico io, mi rivolgo alle donne, non agli uomini, mi rivolgo a loro, perché è inutile che noi deleghiamo la maternità a che cosa? Alle pratiche, diciamo, di fecondazione artificiale, ci vogliamo congelare gli ovuli per rimandare a dopo i 40 anni. Noi dobbiamo rendere la società, noi donne, senza chiederlo ai uomini. Ecco perché dobbiamo andare in Parlamento le donne giuste, non le donne delle quote rosa, perché le quote rosa sono le quote nei loro partiti. Quello che serve oggi è un partito di donne, un partito dove le donne rendano, si rendano in qualche modo complici e trovino nella nemica potenziale un'amica o comunque una donna che serve alla casa. Se noi che siamo la metà della popolazione non avremo capito che spetta a noi il cambiamento epocale, antropologico, perché altrimenti loro se la cantano e se la suonano. Adesso è l'epoca degli omosessuali, poi arriverà un dittatore qualsiasi che li bastonerà, li mette, e sono i nostri figli gli omosessuali. Non dimentichiamo quanti danni facciamo quando abbiamo un maschio, un figlio maschio per le mani, quando siamo tradite e abbandonate dal marito e dal compagno, e col figlio maschio noi ci dobbiamo rifare, perché quel figlio maschio rappresenta il maschio di casa che ci consola, che deve dormire nel letto con noi. Quindi tutto questo crea poi dei danni, perché sicuramente quando quel maschio si farà adulto non vorrà tradire la madre, l'unica figura femminile importante che ha lasciato e lascia il segno nella sua vita. E allora sicuramente siamo noi donne che dobbiamo prenderci tutte le nostre responsabilità. Dobbiamo cambiare noi il senso di questa assurdità della storia.
di essere naturalmente non grottesche, modello burlesque, come ci vorrebbe la lobby omosessuale, che continua a proporci i modelli di un femminile grottesco, sempre più grandi le nostre labbra, i nostri segni, ecco, le movenze grottesche. Noi dobbiamo essere femminili, diciamo, con un certo compiacimento, ma un femminile moderato, misurato, che trova nella moderazione i suoi canoni estetici. Ma perché dobbiamo dalla lobby omosessuale sotto, diciamo, subire anche, per esempio, la moda? Ma perché noi dobbiamo vedere le nostre figlie morire di anoressia? Perché? Perché dobbiamo vestire come stampelle i loro abiti? Noi non siamo portatrici ancora di niente. Noi nella storia non lasceremo un segno, ancora non lo lasceremo, se non ci svegliamo in fretta e se non cominciamo a proporre un paradigma di femminismo diverso, che io chiamo femminilismo, in cui sicuramente il compito più importante spetta a chi ha i capelli bianchi. Bisogna proporre una revisione del femminismo in chiave di femminilismo per dare alle giovani donne non più un codice esasperato di guerra e di conflitto, perché continueremo a morire con i femminicidi o gli omicidi sessuali, come li chiamano, che sono omicidi e basta, però siamo sempre noi a pagare, perché c'è un conflitto tra uomo e donna insanabile, quel conflitto antropologico, quello scontro tra le due, diciamo, tra i due elementi, maschio e femmina, se non riusciamo a sanarlo, se non riusciamo a rasserenarci, a trovare un ruolo nella storia, che sia un ruolo fatto anche di materno, perché noi siamo prima di tutto quello, non per ultime, perché noi moriamo se non facciamo figli, ci ammaliamo, il nostro utero si ammala, ce lo dicono i medici, se non allattiamo al seno sappiamo che quella goccia di sangue che torna indietro produce l'inizio di un cancro, perché allattare al seno è benefico per il bambino e per noi, perché i nostri seni non sono solo uno strumento per, diciamo, di soddisfazione sessuale, sono uno strumento per nutrire i cuccioli e anche quindi ritornare, dunque, a riconciliarci con la maternità. Noi dobbiamo invece premiare la maternità, non essere una zavorra nel sistema economico, però io dico sempre che la formula eudonna è una formula innovativa che abbiamo così scoperto noi in modo rudimentale, sperimentale, ma che sicuramente se le donne si, diciamo, avranno una evoluzione, non un'involuzione nel prosieguo, noi non ci saremo più, dovranno capire che le 4 ore sono più che sufficienti per riorganizzare il lavoro, il sistema premiante, fare più qualità della prestazione lavorativa anziché quantità di ore fuori casa. Ma questo solo noi possiamo decidere e i numeri ce li abbiamo, non abbiamo bisogno di pietire le quote e le leggi a loro, che oggi sono nella morsa omosessuale, perché scontano che cosa? Scontano questo, diciamo, grande conflitto che c'è stato al loro interno, maschi e omosessuali, un conflitto che io trovo ai codici solo della dominanza. E certamente quando io penso alla sessualità, abbiamo tanto parlato di sessualità femminile all'epoca degli anni 70, parlavamo di orgasmo vaginale, clitorideo, di questo abbiamo parlato, ma non si è mai parlato di penetrazione anale. Quello è tabù, non si può parlare. Perché gli uomini cercano la penetrazione anale e perché cercano? Molti uomini che hanno il testosterone a posto e i dosaggi ormonali a posto cercano di penetrare un corpo maschile. Questi sono gli studi che dobbiamo fare. E lo dobbiamo fare noi che siamo le madri degli uomini, anche le madri degli uomini. Cosa c'è in questo, diciamo, gioco di squadra tra uomini? C'è anche una poca stima delle donne. Non ci amano, non ci ammirano. Noi siamo strumento per la loro procreazione, ma non amano molto le donne, mentre invece si ammirano l'un l'altro. Nel loro gioco di squadra, di dominanza, c'è anche questa componente. Quindi il mio è solo un invito alle donne a farsi interpreti di questa esigenza, altrimenti noi nella storia non entreremo
siamo ancora entrate e non riusciranno le nostre figlie a farlo. Grazie. Che chiariscono molto bene, ma la famiglia non...
funziona sbagliare a pensare, perché il potere vuole proprio questo, sbagliare a pensare, creare una lotta come donna, mentre la lotta è l'uomo e la donna uniti per curare e alterare il capitalismo che ci sta rovinando letteralmente. Il maestro ha pensato l'uomo contro la donna, ma sono assurdi, tanto tanto l'uomo che porta la donna, ma siamo sfruttati tutti quanti. Un giovanotto che non ce l'ha fatta 40 anni, che è tenuto dalla donna, ma se vuole di fare, milioni di persone che vogliono di fare, sfruttatori di donne, 15 milioni di africani che sono innamorati, che sono sfruttatori delle donne, ma se non si fa parlare di questo, stiamo scherzando. Senta, io credo che... Abbiamo una lotta come se siamo accudati, come si dice. Abbiamo una lotta comune, ed è contro un potere, il quale ci sta distanziando, uomo e donna, gli orari di lavoro, ma gli orari di lavoro anche per l'uomo. Attenzione, noi andiamo avanti, andiamo verso una meccanizzazione robotica del sistema produttivo in cui il lavoro diventerà superiore e gli uomini saranno altro che il lavoro disoccupati. Quindi per favore, cerchiamo di pensare, andiamo verso una società di sottoccupazione, disoccupazione, che riguarda sia le donne che gli uomini. Non creiamo amicizia tra uomini e donne, dobbiamo collaborare e per salvarci tutti quanti. Se si indica nell'uomo il nemico della donna, facciamo i fautori di un capitalismo che ci rovina tutti quanti. Ultima cosa importantissima, io ho scritto un libro che è intitolato Il tramonto dell'alba e le crisi del vino. Le crisi del Dio, mi fa molto piacere, devo dire complimenti davvero, che è uscito fuori un interessantissimo dibattito. Perché? Perché siamo alle crisi del Dio, ma non alle crisi del Dio sessuale, alle crisi del Dio totale. Ci faranno mangiare i vermi perché dicono che contengono proteine, ci rovineranno l'alimentazione nazionale, ci hanno rovinato la sovranità nazionale, ci rovinano per
cui se noi diamo il tempo 20 minuti e tutti si prendono mezz'ora, tre quarti d'ora, è chiaro che poi chi fa da moderatore ha problemi di fastidio. Ma non è fatto che lo no, lo sanno, abbiamo detto già anche 20 minuti. 15 minuti, ma non mi ricordo. Se lei ha visto che è uscita un attimo, lei se fosse stata qui da lui, io anni, io non dovrei fare il discorso che ho fatto, perché fra 10 anni ci avrò tanto di quel lavoro e devo ringraziare, prenderò meno della pensione sociale perché la cassa degli psicologi è pietoso, contributivo, lei sa che cosa sto dicendo, perciò io non dovrei fare i discorsi che faccio perché io non andrò in pensione perché saranno tutti fuori di testa.